benvenuti a tutti. Io sono Giovanni Colombo di Transparency International, mi occupo di formazione e di progetti per il settore pubblico e privati e il settore privato. Con me c'è Alessandra Cappuccilli, che è di Pescara, è un neoformatore di Transparency International, oltre ad essere un avvocato, quindi socio di Transparency, e fa parte del team dei formatori. Quindi ci alterneremo oggi. Abbiamo quattro mini slot, cercando di non annoiarvi, portiamo quattro argomenti diversi, ne faremo più o meno due a parte. Io parto subito col mio, che è la parte introduttiva. Introduco chi è Transparency, perché magari non tutti ci conoscono, e una prima cornice di riferimento della fenomenologia della corruzione, ovvero che tipo di fenomeno è, quali effetti provoca, ma soprattutto quali sono le misure legislative ma anche operative in atto per contrastare questo fenomeno. Ecco, questo è il mini slot, quindi la presentazione di Transparency e il fenomeno della corruzione, come contrastare. Più che fare giornalisti, noi portiamo già abbiamo l'ambizione di portare delle soluzioni o comunque degli elementi di contrasto. E infine una cosa interessante, che sono questi segnali dal mondo che finalmente sono buoni nell'ambito del contrasto alla corruzione. Come avrete notato, se ne parla molto di più rispetto a qualche anno fa, proprio perché si stanno muovendo delle cose interessanti che è opportuno anche prospettare. Chi è Transparency? Siamo il network leader nel mondo nel contrasto alla corruzione, un'organizzazione che consta di più di 100 capitoli nazionali, siamo presenti in quasi tutto il mondo. Noi come Transparency Italia siamo uno dei 100 capitoli, delle 100 filiali, diciamo, l'headquarter è a Berlino. Siamo operativi da quasi 20 anni, abbiamo conquistato molto velocemente una buona reputazione. Perché, dico sempre questa cosa all'inizio, perché l'headquarter è a Berlino? Perché è stata fondata nel 1993 da Peter Eigen, un grosso dirigente di Banca Mondiale, che si accorgeva che quasi tutti, buona parte dei finanziamenti, oltre il 50%, che arrivavano per aiutare le imprese in via di sviluppo, andavano altrove, andavano a rimpinguare spesso le casse dei dittatori di turno. Quindi alcuni hanno pensato, questo non è il metodo, creiamo una società specifica che contrasti la corruzione in maniera molto più efficace. E così nasce Transparency International. Cosa fa Transparency International? Noi ci occupiamo soprattutto della dimensione culturale. La corruzione è un fenomeno prettamente culturale, infatti poi, come vedremo dalla geografia della corruzione, è attiva in maniera diversa anche in base alle zone geografiche, alla storia, al costume, alla cultura. Quindi va combattuto attraverso i canali anche della sensibilizzazione, della consapevolezza, della formazione, quello che stiamo facendo oggi, e anche degli strumenti operativi. Noi portiamo sempre questi due anni, c'è la parte materiale degli strumenti, quindi la parte corpo, e anche la parte anima della consapevolezza, dell'interiorizzazione, della motivazione, perché altrimenti le leggi da sole, se non sono interiorizzate, se non c'è motivazione, alla fine sono sempre le persone che fanno la differenza, non è sufficiente. Quindi abbiamo sempre questi due supporti, questi due anni. Come ci muoviamo? Ci muoviamo un po' ad ampio spettro, abbiamo delle attività nelle scuole, abbiamo in ballo sempre molti progetti di ricerca della comunità europea o di advocacy o di networking. Abbiamo fatto dei progetti, per esempio uno di recente l'abbiamo fatto l'anno scorso sul match fixing, sulle partite truccate nel mondo del calcio, tanto per dire come ci muoviamo, oppure sul lobbying o su altre cose un po' più tecniche. Abbiamo dei rapporti importanti col governo italiano, nella legge 190 c'è un po' di nostra penna, come si dice in gergo, poi vedremo dove. Siamo attivi nella diffusione degli strumenti operativi. Questo pomeriggio parleremo di due di questi strumenti, due più efficaci, però non voglio anticiparvi troppo. E ovviamente facciamo dei percorsi di integrità, trasparenza e anticorruzione sia nelle aziende che nella pubblica amministrazione. Ma ciò che più ci sta a cuore è questo, Business Integrity Program, cioè un programma articolato e integrato che è rivolto sia alla pubblica amministrazione che al settore privato, e quindi di conseguenza rivolto anche al terzo soggetto che è la società civile, perché altrimenti, se non si intrecciano queste tre dimensioni, è difficile veramente fare la differenza, impattare. Partiamo dalla definizione di corruzione.
C'è una definizione molto generica che indica un pubblico ufficiale che riceve per sé o per altri denari o altre utilità che non gli sono dovute. Questa è la vecchia definizione, quella di transparency è molto più estensiva dall'inizio e porta l'attenzione su un altro aspetto, ovvero l'abuso del potere affidato. O un'azienda o la pubblica amministrazione affida del potere ad un funzionario, ad un dirigente, ad un impiegato ed egli ne abusa per ricondurre dei vantaggi a scopi privati. Il Piano Nazionale Anticorruzione degli ultimi anni riprende questa definizione di transparency, quindi fa un po' questo salto culturale ed indica l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Questa è la definizione più corretta di corruzione. Infatti anche in Italia, seguendo un po' gli standard europei, quando parliamo di Europa non è un concetto astratto. Come vedremo dopo, delle buone leggi, che grazie al cielo abbiamo in Italia, sono figlie del fatto che abbiamo aderito a delle convenzioni europee e poi queste cose non sono astratte, ce n'è stato chiesto il conto, ci è stato chiesto, bene, avete aderito all'UNCA, poi diremo cos'è, ora vi chiediamo delle leggi o delle azioni che arrivano nell'ambito della prevenzione, non solo della sanzione. Quindi tutte queste cose che sembrano delle astrazioni poi si traducono in atto e arrivano a noi in maniera molto concreta. Quindi questa cornice europea più estesa, oltre alla corruzione in senso stretto, contempla tutte queste voci, quindi accordo corruttivo, sottrazione di beni, cartello nelle gare d'appalti, conflitto di interesse, traffico di influenze e anche il fenomeno dei revolving doors, del cambio di poltrona. Quindi vedete che non è più la corruzione materiale di una volta, ma assume dei contorni molto più estesi. Questa è la cornice europea, ma ormai anche in Italia abbiamo questa estesa. Microfono. Arriva meglio? Sì. Bene, allora andiamo avanti. Quindi adesso, dopo aver introdotto la corretta definizione, devo diventare mancino con la gira slide, ma è facilissimo. Parliamo del fenomeno della corruzione. Allora è importante partire da una definizione corretta, ma andiamo subito a guardare in faccia questo fenomeno della corruzione. Ha degli impatti sociali, economici e politici molto molto gravi, più di quanto il cittadino comune possa mai immaginare. Viene definito come nemico numero uno per la diffusione del benessere, purtroppo distrae delle risorse che altrimenti verrebbero utilizzate per la sanità, per l'educazione, per i servizi sociali e per l'ambiente. Spesso, soprattutto nei paesi più poveri, penalizza i più indigenti e minaccia la democrazia. Si calcola che a livello mondiale la corruzione sperpera circa il 3% del PIL. Non ve lo traduco in cifra perché è un numero spaventoso. In Italia viene stimato 60 miliardi di euro. Quindi sono dei numeri veramente sconvolgenti, ma purtroppo drenano delle risorse che altrimenti verrebbero utilizzate in tutti questi ambiti che interessano ovviamente al cittadino comune. Quindi alla fine è vero il concetto che rende più poveri praticamente tutti noi. Prima di affrontare o di contrastare un fenomeno è importantissimo arrivare a conoscerlo bene, quindi noi di Transparency ci siamo specializzati su degli indici, il più famoso è il CPI, Corruption Perception Index, è molto famoso, poi lo vedremo nel dettaglio, vi dico solo che alcune grosse aziende, anche in Italia, dicendo una Pirelli, cioè nel bilancio di sostenibilità, utilizza il CPI di Transparency International per valutare il rischio paese per gli investimenti all'estero. Cioè uno dei parametri dove c'è un CPI, un indice di percezione della corruzione alto, viene considerato, è uno degli elementi per considerare a rischio quel paese o gli investimenti in quel paese. Poi ce ne sono altri, però oggi andiamo un po' più veloce sui temi di stretta attualità nostra. Allora, il misurare la corruzione per noi appunto è il CPI, questa è la mappa, purtroppo i colori non si vedono molto bene, ma poi lasceremo una copia di tutti questi interventi al comune che li girerà a tutti i dipendenti. Qui non si vede molto bene, ma più scuro è il colore, più un bordo rosso, più una nazione ha questa brutta pagella nella classifica in questo ranking della corruzione. Questo è il 2014,
Qui si vede comunque che i paesi scandinavi sono sempre i primi posti, sono i soliti antipatici che vincono sempre tutti gli anni, si piazzano sempre tre, i primi quattro posti. Infatti il primo Danimarca nel 2014 con un coefficiente di 92, poi la Nuova Zelanda, poi abbiamo Svezia, Norvegia, sono sempre loro, anche se il Regno Unito o l'Olanda stanno molto bene. In fondo alla classifica troviamo Somalia e Corea del Sud. Purtroppo in Europa noi siamo tra quelli messi peggio. Allora, tradizionalmente l'Italia con Grecia, Portogallo e Spagna, ovvero i paesi che più di altri stanno soffrendo l'attuale crisi economica in Europa, e non è un caso, sono quelli messi peggio nella classifica della corruzione. Nel 2014, 3 dicembre, quindi anche quest'anno a dicembre ci sarà il nuovo lancio, noi siamo ottimisti che miglioreremo qualche posizione. Però per ora siamo fanalino di coda con Bulgaria, Grecia e Romania. Addirittura hanno fatto un passino in avanti Portogallo e Spagna, mentre noi siamo rimasti un po' indietro. Quel fenomeno è molto, molto complesso perché si parla di percezione della corruzione e in Italia, grazie al cielo, se ne parla anche molto, forse anche per questo. Però dal 2015, visto le tante iniziative svolte, anche grazie all'ANAC, siamo sicuri che miglioreremo delle posizioni. Allora, al momento siamo appunto punteggio di 43, quindi 69esima posizione su 175. Sul nostro sito poi c'è la classifica completa. Come dicevo, siamo tra gli ultimi in Europa. Il CPI è un indice molto attendibile perché è una media di altri 12 indici, altri 12 studi, quindi ha un certo prestigio. C'è una cosa interessante che va detta, viene calcolato sulla percezione nel settore pubblico. In Italia nel settore privato invece con analoghi studi, sia col barometro di Global Corruption, sia l'Eurobarometro della Commissione Europea, il settore privato in Italia sembra che vada meglio del settore pubblico, forse anche per effetto del fatto che la legge 231 è arrivata nel 2001 e la legge 190 solo nel 2012. Quindi da un certo punto di vista le nostre aziende hanno un prestigio migliore di quanto non ne abbia la pubblica amministrazione, questo in Italia, anche se ne pagano lo sconto per altri ambiti che vedremo poi in seguito. Allora, effetti della corruzione. Quando parlavamo prima del CPI non è una cosa di fantasia, perché ha un impatto molto concreto, molto reale sul rating del sistema paese, quindi minor fiducia, minor investimenti dall'estero, cioè alcuni stimano addirittura che il punteggio del CPI si traduca in minore centesimi di punti del PIL, quindi capite che ha un impatto fortissimo anche sulle nostre tasche e su tutto il sistema paese. Ci sono tanti studi, adesso li so un po', ce n'è uno che stima, fatto dall'OCSE, da Banca Mondiale, nell'incontro con OCSE, che se avessimo avuto un CPI in Italia negli ultimi 20 anni nella media europea, avremmo avuto un tasso di crescita economica doppio rispetto a quello che in realtà poi abbiamo avuto. Quindi vedete che non è un fenomeno astratto, ma ha degli impatti molto, molto forti, molto importanti. Qui un paio di studi, ma ne troviamo molti altri. Questa è la linea dell'altezza del CPI con il debito pubblico, cioè quasi si sovrappongono. I paesi che hanno un più alto debito pubblico sono quelli che hanno più alto indice della corruzione. Oppure anche sul tasso della disoccupazione giovanile troviamo la Danimarca, la Finlandia, eccetera, poi sono diverse anche le realtà, però coloro che vanno bene nel CPI, ai primi posti, agli ultimi posti, Grecia, Italia, eccetera, quelli che vanno peggio nel CPI. Quindi ci sono tantissimi studi di correlazione del fenomeno della corruzione con diciamo una qualità della vita economica, sociale e politica di un paese. Che fare quindi? Noi siamo impegnati in prima linea, questi sono i nostri siti e queste sono le cose che facciamo. Allora, gli indici, perché per contrastare il fenomeno va ben capito, va ben studiato. Poi, come abbiamo detto, c'è la dimensione culturale che è importantissima, quindi la parte di formazione, di prevenzione, di interiorizzazione non solo della parte normativa, ma anche dell'impegno
personale, abbiamo dei programmi di management tecnico e poi gli strumenti. Come dicevamo all'inizio, servono entrambe le cose, sia la parte legislativa, che non costa noi, sia la parte di indagine, che non è certo anche quella nostra, abbiamo dei rappresentanti della forza pubblica. Noi facciamo questo altro lavoro, quindi portiamo questa conoscenza, questa formazione, questa parte di dimensione culturale. Facciamo dei seminari anche nelle scuole, siamo stati anche in Sicilia, oltre che non va via in altri paesi, e poi portiamo gli strumenti. Questi strumenti sono molto importanti, sono molto efficaci, non li abbiamo inventati noi in Italia, ma fanno parte del network delle 100 nazioni, quindi ci sono in campo delle competenze e delle risorse molto importanti. Semmai noi poi li traduciamo in atto e li adattiamo alla realtà locale. Arriviamo subito, perché questa introduzione vuole essere veloce per lasciare spazio poi alle cose tecniche. Nel pomeriggio parleremo diffusamente di due di questi strumenti, le anticipo: i patti di integrità e il whistleblowing per contrastare efficacemente la corruzione. Ci sono molti casi di successo finalmente, quindi lasciamo spazio agli strumenti, però è doveroso fare comunque una carrellata, una panoramica anche adesso. Arriviamo quindi a come contrastare la corruzione. E parto da questa cosa, da una formula strana, sembra una formula matematica. C'è questo signore che si chiama Robert Blitgar, è considerato un consulente dell'OCSE e dell'ONU, è considerato uno dei massimi esperti mondiali sugli studi della corruzione, che ha definito questa formula, ovvero la corruzione è figlia di monopolio più discrezionalità, che sono un po' tradotte dall'inglese, discrezionalità, segretezza, meno questa A che sta per accountability, che in italiano traduciamo con diverse R, come responsabilità, come rendicontazione. In Italia abbiamo fatto dei passi in avanti col decreto sulla trasparenza, con la legge 190, però questa R, responsabilità, è il fattore chiave, quindi quella personale che afferisce la sfera etica di una persona, perché sono i regolamenti, le leggi, ma poi è sempre la persona sul campo che fa la differenza. Poi responsabilità anche istituzionale, tipo ci sono delle aziende o degli enti che mettono in atto degli strumenti, oppure che fanno delle dichiarazioni molto concrete. La famosa zero tolerance to corruption, zero tolleranza alla corruzione, che campeggia nel website di un'azienda, fa già differenza per far sì che si allineano tutti i dipendenti, cioè viene comunque, sono tutte cose che fanno la differenza. Poi ovviamente c'è la legislazione nazionale e le convenzioni internazionali. Quindi l'accountability, la responsabilità tradotta in legge, tradotta in azioni che fa un ente o un'azienda, e la responsabilità privata. E da questo punto di vista i seminari sull'etica fanno leva appunto su questo risveglio morale delle persone, sono i temi che fanno la differenza. Quindi ne abbiamo due direttamente proporzionali, che sono il monopolio e la discrezionalità, ovviamente dove ci sono le maglie larghe uno può fare quello che vuole. Se invece mettiamo delle regole che limitano questa discrezionalità, la corruzione ha meno spazio in cui agire. Non è completa la definizione, perché ci piace mettere come fattore, quindi inversamente proporzionale alle due voci che abbiamo visto prima, questa E che sta per il contesto etico, l'humus etico che si respira in azienda o in un ente, che è fatto da tutti questi valori: responsabilità, trasparenza, integrità, coraggio, democrazia e giustizia, sono un fattore che ovviamente influenza l'impatto della corruzione. Quindi questa E di etica idealmente la dobbiamo sempre vedere come inversamente proporzionale alla mappatura di un fenomeno che c'è in qualsiasi potenziale luogo di applicazione. Quindi andiamo velocemente alla conclusione. Quindi causa e sintesi e corruzione, e diciamo delle cose importanti sulla corruzione. Non è un reato passionale, quindi le persone tendono a corrompere quando i rischi sono bassi, le multe e le punizioni minime e i guadagni grandi. Questo è ovvio, è ciò che accade realmente dove è molto diffusa la corruzione.
I cittadini purtroppo sono delle vittime ombra perché non tolgono soldi direttamente dai nostri portafogli, ma alla fine sì, perché impoveriscono tutti a livello di sistema paese, di livello di investimenti, di sfiducia, tutto ciò che abbiamo detto prima. Spesso il cittadino è inconsapevole delle implicazioni economiche e sociali che questo reato produce sulle proprie vite. Terzo punto, è un reato molto difficile da scoprire perché non ha delle conseguenze immediate o tangibili. Spesso gli effetti si vedono più avanti col tempo, saltano fuori anni dopo. E da questo punto di vista, poiché è un reato molto difficile da scoprire e non per niente gli indici sono sulla percezione, perché se pensiamo di comparare le diverse legislature, alcune sono più rigide, alcune sono più permissive, non si parla di reati conclamati, che purtroppo sono pochi, anche in Italia, poi c'è tutto il discorso della ghigliottina della prescrizione che non permette a molti di arrivare fino alla fine, eccetera. Abbiamo una scarsità di denunce rispetto alla grande diffusione del fenomeno. Proprio per questo si chiama CPI, indice di percezione della corruzione, ma proprio per questo hanno molto effetto degli strumenti quali il whistleblowing, che vedremo poi nel pomeriggio, che sono delle segnalazioni. Quindi cosa fare, cosa serve? Qui c'è una carrellata, c'è una sintesi, leggi efficaci, consapevolezza, innalzamento del livello etico, impegno collettivo e comportamenti adeguati. Come si traducono in atto? Abbiamo quindi questa dote in quattro spinti. Una è quella della normativa, leggi efficaci, è stato fatto molto, ora vedremo la carrellata molto veloce, l'innalzamento del livello etico, quindi come si diceva, conoscenza, consapevolezza, motivazione e formazione. Poi abbiamo una parte degli strumenti, ovvero l'implementazione di strumenti di contrasto, cultura e comportamenti. L'implementazione degli strumenti, posso citarvi molti casi, ce n'è uno proprio che è capitato a Milano in questo periodo, ve lo cito molto volentieri, in Ferrovie Nord, un ente di 4.000 dipendenti, abbiamo fatto tra ottobre e dicembre 22 workshop, 2 seminari, quindi abbiamo preso in considerazione tutto il palazzo, c'era anche il whistleblowing tra questi temi. È successo poi un caso di recente dove c'è stato un caso di whistleblowing e dove dei dipendenti, anche grazie ai nostri corsi di formazione, hanno avuto il coraggio di segnalare delle cose che non andavano. In pratica è stato sostituito il presidente che faceva delle cose non ordinarie, si parla di circa 600.000 euro di spese private con le carte di credito di Ferrovie Nord per le spese private, però in questo caso è stato seminato bene e ha avuto impatto anche in altri corsi, oltre ad altre cose. Quindi quando si porta degli strumenti, se c'è un terreno ricettivo, anche la cultura e i comportamenti vengono in qualche modo influenzati. Infine, impegno collettivo. Questo è un progetto un po' più grande che noi chiamiamo Business Integrity Program, che in pratica è l'allacciamento del settore pubblico col privato e con il coinvolgimento della società civile, quindi i tre attori in gioco. Andiamo velocemente a vedere questo, Alessandra poi vi porterà una parte più tecnica. Come leggi efficaci, ora grazie anche a queste convenzioni internazionali alle quali ha aderito l'Italia, poi l'Europa ce ne chiede conto e dice bene, avete aderito a questa convenzione, a noi consta che vi manca una legge che parli anche di prevenzione, non solo di sanzione. Quindi su queste pressioni poi sono nate molte di queste leggi che prendo in considerazione poi Alessandra, che io ho visto. Tra queste, le due più famose sono la legge 231, che tra l'altro riguarda anche il comune di Pescara, perché ha 3 aziende a controllo completo, con il controllo del 100%, quindi questa parte della 231, che è più del settore privato. Ecco, vedete, tipo la 231 è figlia della convenzione OCSE del 2001, come dall'accordo, dalla convenzione del Greco del 2007 tra gli stati europei anticorruzione, segue il piano nazionale della prevenzione della corruzione, quindi la famosa legge 190 del 2012, ha un effetto di recepimento delle raccomandazioni di altre convenzioni. Quindi finalmente, prima era sbilanciato il settore pubblico che non aveva una grossa normativa, c'era il settore privato, ora finalmente abbiamo le due metà della mela. Quindi dal nostro punto di vista, diciamo che dal punto di vista normativo siamo messi bene.
Poi l'innalzamento del livello etico, come si diceva prima, la sola normativa senza l'interiorizzazione, senza una formazione etica, che delle volte è facilitata anche da workshop o da altre iniziative, rimane sempre una cosa metà, etica di impresa e etica dell'ente. Gli strumenti, abbiamo detto che ne parliamo poi questo pomeriggio, whistleblowing o patti di integrità, ed infine quando diciamo impegno collettivo vogliamo fare riferimento a questi tre ambiti, quindi il settore pubblico, queste sono tutte le leggi emanate negli ultimi anni, l'ultima è la legge 69 della quale ve ne parla poi Alessandra, quindi vedete che il legislatore si è preso molto cura del settore pubblico, quindi l'obbligo di trasparenza eccetera eccetera, conferibilità delle cariche, mentre sul settore privato ci sono delle grosse aziende dove la CSR è un elemento, cioè quindi la responsabilità sociale di un'azienda è un elemento per competere, ci sono programmi di compliance, di quotate in borsa, quindi se non hai queste cose che hanno un impatto anche sulla priorità, sulla prosperità di un'azienda, non viene visto molto bene, quindi le grosse aziende hanno adottato il modello 231 e anche delle politiche di CSR, anche delle aziende medie o che comunque sono coinvolti con la pubblica amministrazione in quanto o partecipati o di proprietà, mentre piccola e media azienda purtroppo poco niente, è un peccato perché dato che è molto diffusa la piccola e media azienda in Italia porterebbe una sensibilizzazione su questi temi molto importanti e servirebbe anche la piccola e media azienda perché ormai è un asset per competere, come vedremo dopo, è un motivo di selezione come business partner, molte delle grosse aziende guardano anche non solo alla qualità tecnica dei materiali ma anche se ci sono dei programmi di anticorruzione, perché viene considerato che quell'azienda è meno a rischio, quindi a rischio di essere coinvolta magari in scandali indirettamente eccetera eccetera, o comunque di poter dare delle forniture costanti nel tempo. Quindi a livello internazionale viene considerato un elemento di selezione nella supply chain, nella catena del valore. In Italia noi ci stiamo sforzando di portare questa cultura anche alla piccola e media azienda proprio per questi motivi, perché sta diventando un asset per competere. Infine, su questo auspicato, quindi faccio uno spot per l'intervento di questo pomeriggio, intreccio di settore pubblico, privato e società civile, possiamo avere un fenomeno come questo. Allora, ci sono in corpo, no? sono nuovissimi, ve li portiamo in anteprima perché ci stiamo occupando, i patti di integrità di nuova generazione, noi sappiamo che il Comune di Pescara ha adottato i patti di integrità quest'anno. Questi sono un po' l'evoluzione della specie, anche se vanno benissimo anche quelli attuali, dove qui c'è sia la stazione appaltante che i competitori, quindi il pubblico e il privato, ma c'è anche il monitor che veglia su questa traduzione in atto dei patti di integrità e la società civile che viene resa edotta del percorso che viene fatto. Quindi finalmente qui si realizza questo business integrity program. Non è l'unico caso, ma è un esempio. Sempre sul business integrity program abbiamo questa proposta. Si può essere compliance, quindi legge 231 e legge 190, oppure si può essere uno dei champions, questi due champions, che era dalla parte inglese, quindi fare qualcosa in più di ciò che chiede la legge, tipo un robusto innesto anticorruzione nel codice etico, o delle dichiarazioni esplicite, tipo zero tolerance to corruption, oppure una cosa che stanno cercando di fare alcune aziende ora, anzi molte, e ci chiedono anche consiglio su questo, una sezione etica al centro sul website aziendale, dove non solo si mette ciò che per legge siamo obbligati a fare, ma un qualcosa in più, corsi di formazione, il whistleblowing, il patto di integrità, oppure della formazione che non sia solo tecnica, che se va benissimo anche quella, ma di natura di un workshop più emozionale e partecipativa, come per esempio abbiamo fatto Ferrovie Nord. E questo noi ci rivolgiamo sia al settore privato che a quello pubblico. Ultima cosa, la mia ultima
slide per ora, segnali dal mondo. Ci sono, questa è la pagina dell'ottimismo, diciamo così, ci sono dei segnali veramente molto interessanti. Allora, sulla sinistra vedete questa pagina del Global Compact dell'ONU, dove ci sono i principi ai quali aderiscono le aziende che vengono considerate all'avanguardia sul impegno civile, oltre ai diritti dei lavoratori, dell'ambiente, dei diritti umani, eccetera. Come decimo punto, il decimo è l'anti-corruption, quindi l'ONU dedica uno dei punti, il decimo, all'anticorruzione, conscia del fatto dell'impatto sociale, economico e politico che esiste e del quale abbiamo parlato finora. Allora, ci sono dei fenomeni importanti, tipo Banca Mondiale non prende in considerazione dei fornitori che non siano iscritti al Global Compact, cioè quindi si stanno muovendo questi fenomeni. In Italia sta nascendo il rating di legalità, non so se qualcuno ne ha sentito parlare. In pratica è l'autorità garante della concorrenza e del mercato che invita ad autocertificarsi, ci sono dei ranking da 1 a 3 stellette, per aziende diciamo così virtuose che non abbiano avuto delle condanne negli ultimi 5 anni, eccetera, eccetera, ma anche che abbiano adottato degli strumenti di contrasto, tipo la 231, il codice etico, eccetera. Lo Stato fornisce accesso agevolato al credito, vanno disciplinate queste cose. Alcuni parlano addirittura di dare una sorta di punteggio superiore nelle gare d'appalti, è sparito il nostro collega delle gare d'appalti, cioè di premiare queste aziende che si iscrivono al rating di legalità. Noi siamo un po' contrari sul nome, sarebbe stato più bello rating di integrità, perché la legalità va data per scontato, cioè chi fa qualcosa, però ci sarebbe da discutere anche su altre cose, però c'è uno sforzo interessante. Un'altra cosa molto interessante, il rapporto Edelman del 2011, indica come le stesse domande fatte, l'orientamento del consumatore, quindi tutti noi quando nel tempo libero agiamo come consumatore, come acquistatore di beni e servizi, l'orientamento dei consumatori nel 2007 e nel 2011, periodo pre-crisi, post-crisi, indica che c'è un'attenzione a chi dare i propri soldi. Allora, una cosa che prima non esisteva, ora sta maturando nelle persone, l'attenzione al profilo etico di un'azienda coinvolta in scandali, un'azienda che si muove sul piano dell'integrità, dell'ambiente, eccetera, viene favorita negli acquisti. Quindi Stato e cittadini stanno cominciando a premiare chi si comporta bene. Sono dei segnali molto belli, molto incoraggianti. Noi diciamo sempre che è come se a livello eterico, quasi inconscio, tutti ormai sappiano che l'attuale crisi economica della quale stanno provando tutti i catastrofici effetti trae origine da una precedente crisi di valori. Nasce, come sapete, negli Stati Uniti con il Bund spazzatura, quando ethical business è proprio zero, e quindi c'è comunque una correlazione in qualche modo in questa crisi economica con dei comportamenti morali, etici inesistenti. Quindi ormai si sta facendo strada nelle persone l'idea di voler premiare chi si comporta bene. Questo è un fattore molto bello, molto interessante. Poi ci sono molti altri segnali, incidenti anticorruzione, il track, una cosa troppo lunga, glisso. A me fa molto piacere mettere sempre la dichiarazione di Papa Francesco, sembra uno di noi perché parla spessissimo di corruzione come uno dei mali del secolo, quindi lo cito sempre molto volentieri. Diffusione politica di CSR, come si diceva prima, e il profilo etico di un'azienda come elemento di selezione dei fornitori. Noi abbiamo una sede a Milano, io conosco delle aziende nelle chiese che si occupano di meccanica, che hanno a che fare con i giapponesi, e oltre alle parti tecniche, ormai chiedono anche un qualcosa, una carta che giustifichi il loro impegno etico. Quindi chiamano noi e dicono: ma cosa devo fare io? Perché in Italia non c'è ancora questa cultura nel settore privato, mentre in altri paesi un po' più evoluti da questo punto di vista, un po' nel Regno Unito, anche negli Stati Uniti si stanno facendo strada a queste convinzioni, c'è la convinzione che chi eticamente è integrato, quindi ha un certo impegno su questi temi, e meno viene considerato come fornitore più affidabile, quindi nei loro programmi di due diligence dei fornitori, di risk assessment, di valutazione del rischio,
un'azienda che oltre a prodotti e servizi di qualità manifesta anche un'importante attenzione o addirittura implementazione di strumenti che ne attestano la credibilità anche dal punto di vista dell'integrità, è un fattore in più. Di legalità potrebbe essere già un principio. Quindi, come vedete, si stanno muovendo dei fenomeni che erano impensabili fino a qualche anno fa. Quindi i segnali sono molto interessanti. Io spero di non aver sforato troppo nei tempi. Concludo questa parte e lascio la parola a Alessandra. Della attività amministrativa a causa di un abuso del potere
esercitato del potere pubblico che viene esercitato a fini privati, e rilevano questi comportamenti non soltanto quando realizzino in realtà un illecito, ma anche quando restino a livello di tentativo. Questa legge ha una valenza rilevantissima, che è quella che evidenziava Giovanni, e cioè per la prima volta la lotta alla corruzione si combatte su un piano diverso, che è quello della prevenzione. Non soltanto quindi sanzioni, non soltanto repressione, ma prevenzione. Questa legge apporta sostanziali modifiche al codice penale, al codice civile, introducendo la corruzione tra privati, modifiche, vedremo, al decreto legislativo 231 del 2001, ma soprattutto una serie di misure preventive, quindi una strategia di prevenzione della corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Vado veloce sul codice penale: inasprimento delle sanzioni previste per alcuni privati, per alcuni reati, riformulazione di alcuni reati, introduzione del reato di concussione per induzione. Introduzione, questa è molto importante, due parole voglio dire, viene introdotto il reato di traffico di influenze illecite, che va a coprire un'area che prima sarebbe rimasta al di fuori, quindi copriamo l'accordo corruttivo, quello che accade a monte dell'illecito, a prescindere dal fenomeno di corruzione, e quindi viene punito colui che, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, ottiene per sé o per altri una somma di denaro, che sia il prezzo della mediazione oppure il prezzo, la remunerazione presunta per corrompere il pubblico ufficiale. Corruzione tra privati, dicevo, viene riformulata, vengono introdotti due nuovi reati presupposto rilevanti ai fini del decreto legislativo 231 del 2001, la concussione per induzione e la corruzione tra privati. Ma soprattutto veniamo al tema che ci interessa, è quello delle misure preventive. La prevenzione opera su due piani, su due livelli, uno nazionale e uno locale. A livello nazionale viene emanato il piano nazionale anticorruzione, l'autorità centrale è l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione. A livello locale invece le singole amministrazioni destinatarie di queste norme emettono, adottano un piano triennale di prevenzione della corruzione. Intanto la funzione del piano nazionale qual è? È quella di assicurare un'attuazione coordinata di tutte le strategie che sono state individuate a livello nazionale e a livello internazionale nell'ambito della pubblica amministrazione. Strategie che poi verranno ulteriormente implementate dalle singole amministrazioni, che le adatteranno al caso concreto, in questo mutuando un po' l'esperienza del decreto legislativo 231 del 2001. Il nostro piano nazionale anticorruzione, che è il documento base a cui fa riferimento per tutti gli adempimenti che devono essere adottati dalle singole amministrazioni, è stato adottato effettivamente a settembre del 2013, all'epoca proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'ANAC. Oggi le norme sono cambiate, con il decreto legge 90 del 2014 tutte le funzioni sono incentrate nell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel suo presidente in questo momento Cantone, che svolge l'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e predispone il piano nazionale anticorruzione. Mi preme, ci tengo a dire, che il nostro piano è stato elaborato sulla base di una consultazione effettiva, sono stati sentiti i membri del governo, le principali autorità istituzionali e Trasparency. Nel nostro piano nazionale anticorruzione c'è proprio l'espresso riferimento a Trasparency, all'esperienza di Trasparency. Destinatarie di questo piano sono tutte le pubbliche amministrazioni. Il legislatore non va per il sottile, diciamo che il richiamo è all'articolo 1,2 del decreto legislativo 165 del 2001, quello che disciplina cioè il lavoro alle pubbliche dipendenze. Tutte quelle pubbliche amministrazioni sono destinatarie di queste norme e devono attuare le prescrizioni del piano nazionale anticorruzione. Gli obiettivi. Ok, c'è tempo. Allora, benissimo. Il piano opera su tre diversi livelli. Uno è ridurre le opportunità che si manifestino fenomeni di corruzione. Adottare strumenti che aumentino la capacità della pubblica amministrazione di scoprire i casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Il piano triennale è lo strumento che viene adottato dalle singole amministrazioni
amministrazioni, che rappresenta l'attuazione a livello locale delle prescrizioni contenute nel piano nazionale anticorruzione e ingloba tutte le misure obbligatorie per legge e quelle ulteriori che la singola amministrazione riterrà di dover adottare, che sono in qualche modo studiate, basate, modulate, cucite sulle esigenze di quella singola amministrazione, sull'attività che compie, sul contesto anche geografico nel quale opera. Il piano triennale di prevenzione della corruzione opera con un meccanismo che in qualche modo mutuato dalla legge dal 231 del 2001, si fonda principalmente su un'attività di mappatura del rischio, un'attività preliminare nella quale vengono mappate le aree a rischio, le procedure a rischio, le attività a rischio. Una volta individuate le aree a rischio, attraverso un'attività di raccolta di informazioni, di interviste, di quanti operano in questi settori, il piano dovrebbe individuare i meccanismi di formazione, di attuazione, di controllo dell'esecuzione delle decisioni che siano idonee a prevenire il rischio di corruzione. Dicevo e dirò ancora meglio che un ruolo centrale è attribuito al responsabile della prevenzione della corruzione, il quale poverino è onorato di 1000 adempimenti e risponde sia a livello di responsabilità disciplinare sia a livello di responsabilità dirigenziale per quanto non è stato fatto. Il piano triennale anticorruzione è una creazione del responsabile, è il responsabile della prevenzione della corruzione che lo propone e che vigila sulla sua attuazione, un po' come vedremo nell'ambito del contesto creato dal decreto legislativo 231 del 2001, l'organismo di vigilanza che verifica l'efficace attuazione del modello adottato. Quindi ci sono obblighi di informazione generalizzati nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, che raccoglie informazioni di ogni genere che possono risultare utili anche per apportare modifiche al piano triennale. Monitora il rispetto dei termini previsti dalle leggi o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti. Questo è di solito un campanello di allarme. Tempi troppo brevi o troppo lunghi per la conclusione di un procedimento possono essere sintomatici del fatto che c'è qualcosa che non funziona. Sempre responsabile della prevenzione della corruzione, monitora i rapporti tra l'amministrazione e quei soggetti che hanno rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione o che sono interessati a provvedimenti autorizzativi o provvedimenti ampliativi della loro sfera giuridica, ed è anche colui che individua obblighi di trasparenza ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge. Il responsabile della prevenzione della corruzione, dicevo, propone il piano triennale, ne verifica l'efficace attuazione. Diciamo che il piano anticorruzione è un piano triennale, viene adottato guardando, avendo a parametro i 3 anni successivi, ma viene adottato e riadattato annualmente. Non è escluso che possa essere modificato, possa subire delle modifiche infrannuali quando il responsabile della prevenzione verifichi che ci sono state significative violazioni delle prescrizioni del piano, quindi il piano in qualche modo non ha retto, oppure ci sono stati mutamenti nell'organizzazione, nelle attività della pubblica amministrazione che impongono la necessità di rivederlo, di riadattarlo. Altro ambito molto a rischio, quello della selezione del personale, la progressione del personale, è sempre il responsabile che definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti, verifica la rotazione degli incarichi nelle aree a rischio e al termine della sua attività, alla fine dell'anno solare, predispone una relazione in cui rende noti i risultati di questa attività di prevenzione. Il Comune di Pescara, devo dire, è stato brillante, faccio i miei complimenti, sono andata a guardare gli strumenti che sono stati adottati tutti quelli previsti, ed è stato fatto in un modo proprio così come il legislatore ha voluto, cioè è stato cucito su misura, mi riferisco in particolare al piano triennale, sulle esigenze di questa amministrazione. Quindi soltanto il piano triennale del Comune di Pescara ha affrontato tutti i punti individuati dal piano nazionale, ma ne ha individuati di ulteriori.
Per esempio l'area dell'urbanistica ha una sua trattazione a parte, potrebbe rientrare nell'ambito di quelle macro aree a rischio individuate nel piano nazionale, cioè l'area dei provvedimenti dove si va a decidere sull'ampliamento della sfera giuridica del destinatario. Però l'urbanistica ha delle sue caratteristiche a parte, il responsabile della protezione del piano, del vostro piano, lo mette chiaramente in evidenza. C'è un rischio particolare sull'urbanistica contrattata che si svolge al di fuori di procedure regolamentate, c'è una fase di trattative che non è monitorata. C'è l'incontro di competenze tecniche e competenze politiche, quindi il responsabile ha individuato una serie di attività da compiere anche in questo ambito, invitando anche i politici che non sono destinatari delle norme della 190 a valutare se non sia il caso di adottare anche loro delle misure su questo punto. Una caratteristica bella del vostro piano è che è veramente chiaro, è fatto con delle schede che toccano tutti i punti individuati dal piano nazionale, individuando la normativa di riferimento, descrivendo l'obiettivo e le finalità e indicando le azioni intraprese e quelle da intraprendere. Codice di comportamento ce l'avete, il patto di integrità l'avete approvato nella forma, diciamo, quella tradizionale, quella nuova, sono sicura che lo farete prestissimo, ma una cosa che mi è piaciuta moltissimo è l'istituzione di una casella di posta elettronica dedicata per la ricezione delle segnalazioni che provengono da parte dei cittadini e da parte delle organizzazioni economiche e sociali anche in forma anonima, perché vedremo trattando oggi del whistleblower, che in realtà riguarda poi il pubblico dipendente, che l'anonimato non è invece garantito ai fini del whistleblower. Anche in questo caso il Comune garantisce la riservatezza di chi segnala. Dicevo che le due leggi si incontrano con riferimento agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico. La legge 190 dice più volte che questi enti sono destinatari delle norme che devono svolgere attività di prevenzione della corruzione e richiama il decreto legislativo 231 del 2001, che va preso a base un po' per questa attività. Molti problemi nel dire come si fa, dubbi, aree scoperte. ANAC ha preso in mano la situazione, ha detto al legislatore: guarda, forse è il caso che intervieni su questo argomento perché ci sono parecchi punti dubbi, però ha preso delle posizioni proprie andando anche oltre il dato testuale, perché il decreto legislativo 231 ha una caratteristica, garantisce una sorta di premio, che è l'esonero di responsabilità a quelle aziende e a quegli enti che si siano dotati di un modello di gestione, organizzazione e controllo, che è però facoltativo. ANAC va oltre e dice: per le società controllate e partecipate è obbligatorio, per gli enti pubblici è obbligatorio. Interessa anche voi, pubblica amministrazione, perché è vero sì che sono le aziende che controllate o alle quali partecipate che dovranno occuparsi di questi strumenti, ma in realtà è la pubblica amministrazione che si deve fare promotrice dell'adozione di questi strumenti da parte delle aziende che controlla o alle quali partecipa. Le linee guida di ANAC esaurono al dicembre del 2014 e si rivolgono appunto a questi soggetti. Vado velocemente sui raffronti tra le due leggi. È vero, abbiamo detto, mappatura delle attività a rischio reato in entrambi i casi, individuazione dei presidi volti a limitare, a ridurre il rischio che si verifichino questi reati. Per la 231 invece abbiamo detto ipotesi corruttive molto più ampie per quanto riguarda la 190, individuano il soggetto incaricato della vigilanza e stabiliscono un sistema sanzionatorio, perché delle prescrizioni, dei precetti che non siano accompagnati dalle sanzioni purtroppo non sono efficaci. Allora, vi racconto un po' di questo decreto legislativo 231 del 2001. Qui l'Italia invece è stata all'avanguardia, perché siamo intervenuti tra i primi paesi in Italia e ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità ulteriore rispetto a quella penale. Fino a questo momento la responsabilità, in caso di un illecito, era quella dell'autore
aggiunge questa responsabilità, che è la responsabilità della società per l'illecito che sia stato compiuto da un soggetto legato funzionalmente alla società o all'ente in posizione amicale o di sottoposto nell'interesse o a vantaggio della società. È a tutti gli effetti una responsabilità penale, perché il giudice competente a conoscerne è il giudice penale, e alla società, nell'ambito del processo penale nel quale dovesse essere coinvolta, spettano le stesse garanzie difensive, le stesse cautele che spettano all'imputato. L'ambito di applicazione è questo: tutti gli enti forniti di personalità giuridica, ma anche società ed associazioni prive di personalità giuridica. Vi rientrano gli enti pubblici economici. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della 231 lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, appunto, partiti politici, per esempio, sindacati. Quali sono i presupposti? Abbiamo già detto che il presupposto è la commissione di un reato, questa volta però solo reato, quindi non vale, non rileva la semplice irregolarità, ma vi deve essere stato un reato, non di qualunque genere, ma soltanto quelli che sono indicati espressamente dal legislatore. Nasce la 231 per la corruzione, quindi i primi reati che vedete sono quelli contenuti negli articoli 24 e 25, sono quelli dei delitti contro la pubblica amministrazione. Nei 14 anni di vigenza di questa legge il legislatore è intervenuto tantissime volte, ha arricchito il catalogo dei reati presupposto, per cui diciamo che va oltre, assolutamente oltre, i fenomeni corruttivi che possono interessare alle pubbliche amministrazioni. Ma quando parliamo di partecipate e controllate, dobbiamo tener conto anche di questo. Ci deve essere un interesse o vantaggio per l'ente, quindi una qualche utilità, e l'ente non deve aver adottato un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati. Basta adottarlo o non basta, deve essere anche efficacemente attuato. Quindi l'esonero di responsabilità, il premio viene riconosciuto a tutti coloro che abbiano adottato un modello di organizzazione che sia effettivamente idoneo a prevenire reati, abbia nominato un soggetto, che è appunto l'organismo di vigilanza, che vigili sulla sua efficace attuazione. Per cui se c'è stata violazione, questa c'è stata in modo deliberato, voluto da parte dell'autore del reato. Una differenza rispetto alla 190: nella 190 la pubblica amministrazione è danneggiata, qui invece la società è quella che si avvantaggia teoricamente di questo reato. E vi assicuro che ci sono state sentenze che hanno detto alla società: mi dispiace, non puoi beneficiare delle zone di responsabilità anche se hai un modello 231, perché l'hai scaricato dalle pagine gialle. È un modello preso e riportato dentro per dire: l'ho fatto, ho adempiuto, ho fatto quello che mi si chiedeva. Ma non è così. Un modello 231 per reggere all'attacco del pubblico ministero deve essere un modello fatto per bene, calato sulle esigenze di quella società, così un po' come il piano vissuto, certo, il piano triennale fatto, preso, copiato da un altro non funziona per tutte le pubbliche amministrazioni. Non vi spaventate, questi non ve li racconto, vi volevo solo far vedere che il catalogo dei reati presupposti è ricchissimo. Partiamo dai reati contro la pubblica amministrazione, ma c'è dentro di tutto: la criminalità organizzata, i reati societari, perfino le pratiche di infibulazione rientrano nell'ambito dei reati presupposto. Essenzialmente sono di natura dolosa, ve ne sono alcuni anche di natura colposa. Mi riferisco per esempio ai reati ambientali, ai reati di omicidio e lesioni commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Vado veloce. Le sanzioni: il legislatore nel 2001 ha previsto un arsenale sanzionatorio vero e proprio. Va a colpire, cioè, le società sotto tutti i profili, sotto il profilo economico e patrimoniale, sanzioni pecuniarie pesantissime che possono arrivare fino a oltre 1,5 milioni di euro. Sanzioni interdittive che quindi vanno a colpire l'operatività della società, la paralizzano fino addirittura a fermarla. Sul piano reputazionale, la pubblicazione della sentenza di condanna, che vi assicuro
produce effetti notevoli. E poi c'è la confisca, che è sempre disposta, così come la sanzione pecuniaria, quando ci dovesse essere condanna, c'è sempre la sanzione pecuniaria, c'è sempre la confisca del prezzo, del profitto e del reato. E questa è un po' una caratteristica che viene ripresa dalla legge recentissima, dal disegno di legge Grasso, ed è prevista quindi anche al di fuori dell'ambito di applicazione della 231. L'organismo di vigilanza, questo organismo che ha il ruolo centrale di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello. ANAC, vi dicevo, è intervenuta di recente, dicembre 2014, adottando delle linee guida che sostituiscono integralmente i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione. Quindi, se andiamo a guardare l'applicazione di queste leggi sulle controllate e partecipate che ci interessano, dobbiamo prendere in mano le linee guida e non più il Piano Nazionale Anticorruzione. Cosa devono fare le pubbliche amministrazioni? Promuovere l'adozione di questi strumenti da parte delle società controllate e partecipate. Ancora, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito un elenco degli enti e delle società a cui partecipano. Il Comune di Pescara lo ha fatto, sono andata, ho guardato e ho visto che controllate al 100% attiva Pescara Parcheggi, Pescara Gas, e quindi vi interessa direttamente. ANAC svolge un controllo su questi elenchi e applica sanzioni alle pubbliche amministrazioni che non vi abbiano ottemperato. Questa disciplina, queste disposizioni devono essere attuate in tempi anche relativamente brevi, quindi occorre muoversi. Entro il 31 gennaio andrà adottato il piano di prevenzione della corruzione e la nomina del responsabile per le società che vedremo saranno dovute a farlo. Entro il 31 dicembre 2015 invece bisognerà adeguare gli obblighi di trasparenza e stipulare i protocolli di legalità per gli enti e le società che saranno tenute a farlo. La volontà di fondo era quella di estendere le disposizioni dell'attività di prevenzione della corruzione, gli strumenti idonei a prevenire la corruzione a tutti quegli enti che, a prescindere dalla loro natura, svolgono un'attività in qualche modo collegata a quella della pubblica amministrazione, gestiscono denaro pubblico e comunque subiscono influenza più o meno penetrante della pubblica amministrazione. Da qui l'esigenza di coordinare le due leggi. Nel piano nazionale si dice: se non avete il modello dovete dotarvene, quindi qui dicevo quel salto, si va oltre la legge, il modello diventa obbligatorio per le società controllate, per le società partecipate e per gli enti pubblici. Se non ce l'avete, fatelo, e se ce l'avete prendetelo a base, anche perché è un'ottima base per lavorare. Fate bene sul modello di organizzazione ex 231 e sulla base di quello poi adottate tutte le altre misure. Allora, qui vi ho individuato tutti i soggetti destinatari delle linee guida. Diciamo che la disciplina si applica in modo diverso in proporzione al maggiore o minore eccessività del controllo della pubblica amministrazione. Quindi società in controllo pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici avranno una disciplina più penetrante, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato saranno tenuti a oneri minori legati appunto al minor contatto con l'attività amministrativa. Società in controllo pubblico, anche qui fuga un dubbio ANAC, nella legge si parla sempre di amministrazioni territoriali, dice ma allora gli enti statali, gli enti, le amministrazioni centrali non devono farlo? No, Cantone dice sì, lo devono fare anche loro, è un'interpretazione mia. Nozione di controllo, vi annoio, vi richiamo ad una norma, è attinta dall'articolo 2359 del Codice Civile, e cioè si ha controllo della pubblica amministrazione quando la pubblica amministrazione ha la maggioranza nell'assemblea ordinaria o voti tali sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Cosa devono fare le società in controllo pubblico? Adottare obbligatoriamente il modello di organizzazione e attuare tutti gli adempimenti della 190, quindi nominare un responsabile per la prevenzione della corruzione che a sua volta adotterà il piano di prevenzione della corruzione toccando tutti i punti individuati dal piano nazionale anticorruzione e quelli eventualmente ulteriori che dovessero essere necessari per quella realtà.
società a partecipazione pubblica, c'è un'ingerenza, c'è un'influenza della pubblica amministrazione, ma non c'è controllo. Anche qui sì, a livello di organizzazione, gestione e controllo ex 231, ma tutti gli adempimenti ex 190 e gli obblighi di trasparenza sono limitati all'attività di pubblico interesse, quindi non tutta l'attività, non l'organizzazione, ma solo l'attività di pubblico interesse. Quindi non c'è bisogno di nominare un responsabile, non c'è bisogno di adottare un piano. Per quanto riguarda gli enti di diritto privato, il controllo pubblico, non vi ripeto, la forma di controllo è diversa, si realizza in un altro modo, ma gli adempimenti sono gli stessi previsti per le società controllate, mentre per gli altri enti di diritto privato gli adempimenti di livello inferiore previsti per le società partecipate. Qui, dice Cantone, non è obbligatoria l'adozione di un modello organizzativo, ma è opportuno e altamente consigliato che anche gli altri enti di diritto privato, le fondazioni, le casse di previdenza si dotino di un proprio modello. Gli enti pubblici economici hanno un po' una situazione a parte perché erano già destinatari delle norme del decreto legislativo 231 del 2001, quindi sono tenuti a svolgere tutti gli adempimenti sia in tema di prevenzione della corruzione che in tema di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni. Un'aggiunta, ma ci vado velocissimo, sarai interessato probabilmente. ANAC aggiunge obblighi di trasparenza rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo sulla trasparenza, appunto. Quindi dice pubblicare i compensi sugli incarichi dirigenziali in forma aggregata tutti insieme, all'indicazione di quello minimo e quello massimo. Pubblicate i compensi sugli incarichi di collaborazione e consulenza, tutte le informazioni sul personale, numero, costo, dati di assenza, le procedure e i criteri che avete scelto per la selezione del personale, la valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale e il bilancio, sia pure in forma sintetica. Arriviamo alla fine del mio intervento. Questo disegno di legge Grasso è rimasto in sospeso per molto tempo, il nostro Presidente del Senato si era speso, lo aveva voluto, era rimasto inascoltato. In questa ottica di fiducia nella ripresa abbiamo trasformato in legge il disegno di legge Grasso, che contiene disposizioni proprio che ci interessano perché in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazione di tipo mafioso e falso in bilancio. Apporta modifiche al codice penale, modifiche al codice di procedura penale, al codice civile, alla 190 e al decreto legislativo 231. Allora, il succo è questo: inasprimento delle pene, ma inasprimento consistente delle pene per questi reati contro la pubblica amministrazione, peculato, corruzione in tutte le sue forme, prove in atto giudiziari, per la concussione e anche sulle sanzioni accessorie. Inasprimento dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione che viene portata fino a 5 anni. Voi capite che per un'azienda che opera nel settore, che vive contrattando con la pubblica amministrazione, significa che sei morta. Viene modificato il reato di concussione nuovamente, viene reintrodotto per il riferimento all'incaricato di pubblico servizio, inasprite le pene per i reati di associazione di tipo mafioso. E qui il concetto di riparazione pecuniaria che era un po' mutuato dal decreto legislativo 231, dalla confisca disciplinata dal decreto legislativo 231 del 2001. Chi compie un reato a danno della pubblica amministrazione non si avvantaggerà di nulla, perché se vuole beneficiare della sospensione condizionale della pena deve pagare una cauzione che è equivalente al profitto del reato. Se viene condannato è tenuto a restituire tutto quanto ha incassato, quindi una somma pari all'ammontare di quanto ha ricevuto indebitamente. Tutto questo a vantaggio ovviamente della pubblica amministrazione. E anche il patteggiamento: sei ammesso a patteggiare solo se restituisci integralmente il prezzo o il profitto del reato. Ancora una nuova cosa, il pubblico ministero che apre un procedimento per uno di questi reati contro la pubblica amministrazione deve informare il presidente di ANAC. ANAC deve svolge un'attività di vigilanza anche sui contratti e sugli appalti, ed è previsto un ulteriore obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare ad ANAC per ogni semestre tutte le informazioni previste
previste dalla legge 190 in tema di affidamenti di lavori, forniture e servizi. Modifiche al codice civile attraverso la reintroduzione del falso in bilancio, che rileva anche i fini della quota 1, perché c'è un inasprimento delle sanzioni previste per gli enti. E io